Anche qui dell'intelligenza tattica, secondo me Verratti offre ampie garanzie. Non a caso passano gli anni, passano gli allenatori, è sempre titolare del Paris Saint-Germain. Questo video non volevo farlo, finalmente anch'io uno youtuber professionale. Insomma ragazzi, è vero che oggi non volevo far uscire nessuna analisi, volevo far giocare prima tutte le squadre europee per poi scegliere la partita più interessante. Però ragazzi, guardando la prestazione del Paris Saint-Germain, si vede che sono di Nizza, anche qui bassa, avete notato? Ho detto, oh ragazzi, qui urge un'analisi, ma non sul Paris Saint-Germain, ragazzi, l'ho osservata poco come squadra, non starò qui a fare il professore su una squadra che ho visto due volte, però Verratti, ragazzi, sì, l'ho visto più volte. La performance di ieri, ragazzi, mi ha fatto pensare, quello che ci chiederemo durante questo video è, ragazzi, ma Verratti è il giocatore italiano in attività più forte? Risponderemo a questo quesito, ma prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno sul canale stesso e lasciate un like che aiuta sempre. Passate su Emi Scouting per quanto riguarda tutte le altre piattaforme, il sito internet per i corsi di match analysis e scouting, Instagram, Facebook, Twitch e Twitter, insomma ragazzi ci vediamo dappertutto. Ma dicevamo ragazzi, partita di ieri, vittoria roboante del Paris Saint-Germain 4-1 con un Mbappé. Facciamo l'analisi su Mbappé, dura un minuto, fenomeno. Magari facciamo lo spelling della parola fenomeno e là finisce il video. Però Verratti, ragazzi, non è un giocatore amatissimo. Molti lo considerano sopravvalutato, altri sottovalutato. C'è qualcuno, colpo gobbo, che insomma non è particolarmente innamorato di questo giocatore. Vediamo quindi qualche numero con le statistiche forniteci come sempre da Instat, partner ufficiale dei nostri corsi. Vediamo lì Marco Verratti evidenziato che ha un Instat Index di 389. Ragazzi, un numero pauroso, nonostante vediamo che Mbappé arriva quasi a 500, Paredes altro numero altissimo, così come Florenzi, però insomma anche Verratti si posiziona tra i giocatori che hanno effettuato una performance importante. 74 minuti giocati, un assist, un tiro, 63 passaggi con una percentuale di precisione pari all'89% e ben 12 duelli, dei quali il 75% è risultato vincente. Ovviamente i duelli insomma comprendono sia duelli offensivi che duelli difensivi. Però vediamo che è stato un giocatore partecipe, che ha giocato tanti palloni con una certa precisione, e anche per quanto riguarda i duelli, ragazzi, non si tira indietro e anche in questo caso ne vince abbastanza. Però per capire l'importanza di questo giocatore, per rispondere al quesito ma è il giocatore italiano più forte, ci serviremo dell'amatissima e sempreverde lavagna tattica. Eccoci qua ragazzi, non ne vedremo troppe di slide. Partita di ieri, vedremo quali sono stati secondo me gli interventi più importanti. Ripeto, ha giocato tanti palloni, ma ovviamente ragazzi ci troviamo qui di fronte ad una poesia calcistica. Secondo me questo passaggio insomma evidenzia delle qualità sicuramente. Verratti è un centrocampista, è un mediano che ha una certa visione di gioco, secondo me ragazzi, che ho visto molte poche volte. Ovviamente non si avvicina a quella di Pirlo, però togliendo Pirlo, ragazzi, centrocampisti italiani sempre con questa visione di gioco in attività, secondo me nessuno. Per quanto riguarda la storia del calcio sicuramente ne troviamo diversi, però in questa azione secondo me Verratti mette in mostra una serie di caratteristiche. Allora, visione di gioco, vedete che riceve il passaggio dalla sinistra, legge il movimento del compagno in una zona chiusa alla sua destra, quindi insomma il raggio d'azione che appartiene a questa azione di gioco è abbastanza ampio, e Verratti ragazzi sguazza in questa situazione. Tocco di prima, quindi qualità nel passaggio, intelligenza tattica, quindi in questo caso senso della posizione, si posiziona nel posto giusto al momento giusto, il tempismo è fondamentale. E ragazzi, serve un assist per Mbappé di prima, ripeto, con una visione di gioco, con un angolo di visione insomma particolarmente esagerato, che secondo me ragazzi insomma ultimamente forse è uno dei passaggi più belli che io possa ricordare. Ma andiamola a vedere l'azione, che facciamo? Rimaniamo a bocca asciutta di fronte ad una perla del genere? Eccolo Verratti che riceve la palla lì in quel fazzoletto, e di prima ragazzi, ripeto, in una posizione particolarmente ravvicinata per quanto riguarda la porta avversaria, la giocata non è semplice, fornisce questo passaggio meraviglioso ragazzi, che poi Mbappé lavora e trasforma in una rete altrettanto bella in quanto a difficoltà. Insomma ragazzi, da questo punto di vista come giocatore, ragazzi, io ho visto
non so quante qualità allo stesso momento, insomma ne abbiamo appena elencata qualcuna, tutte qualità fondamentali per un centrocampista ed in generale per un giocatore che vuole essere considerato, insomma, al top, almeno per quanto mi riguarda. Però passando alla seconda slide, quante volte si dice questa azione equivale ad un gol? Ecco, secondo me questo è un esempio lampante e perfetto di questa definizione. Non so se avete davanti agli occhi l'azione di gioco, per chi ha visto la partita, per chi non l'avesse vista, ragazzi, ve la spiego io. Qui c'è un fraseggio sullo stretto ed in profondità per quanto riguarda il Barcellona. In questo momento c'è un passaggio di ritorno di Messi per Pedri, se non vado errato. Qui Verratti, ragazzi, anche qui intelligenza tattica, velocità d'azione. Vedete che chiude quello spazio indicato dalla freccia che nel momento in cui fosse rimasto scoperto avrebbe lasciato spazio per finalizzare ai giocatori, al giocatore del Barcellona. Vediamo quel quadrato giallo evidenziato. Quella lì sarebbe stata una zona, non dico libera, perché comunque almeno uno dei due difensori centrali sarebbe andato a chiudere un minimo quella zona. Però ragazzi, capite che in una frazione di secondo il giocatore del Barcellona avrebbe potuto concludere in porta. Detto ciò, ragazzi, qui Verratti cosa evidenzia? Che non è il classico centrocampista di possesso, che sì, so giocare la palla, poi difendete voi. No. In questo caso ha chiuso l'azione in maniera magistrale, come spesso fa, a volte anche in maniera troppo violenta, colleziona diversi cartellini, questo è vero, però ragazzi, dal punto di vista della fase di non possesso, della copertura, anche qui dell'intelligenza tattica, secondo me Verratti offre ampie garanzie. Non a caso passano gli anni, passano gli allenatori, è sempre titolare del Paris Saint-Germain. Ripeto, questa azione, ragazzi, io sono rimasto così sul divano perché, ripeto, a me piacciono le entrate forti, mi piace la giocata d'effetto durante la fase di possesso, ma quando c'è da chiudere, un giocatore che chiude nonostante il ruolo, nonostante le maggiori qualità, almeno teoricamente, in fase di possesso, quando va a chiudere, ragazzi, io mi esalto, soprattutto in un'azione del genere. Azione ovviamente che andiamo a vedere, non vi privo di questa azione qui. Allora ragazzi, vediamo lì Verratti evidenziato, vi faccio guardare la giocata e ditemi voi se questa azione non equivale ad un gol. Grande entrata, innanzitutto si rialza anche immediatamente per provare, insomma, ad offrire ulteriore copertura, però capiamo bene che, ragazzi, anche da questo punto di vista Verratti si è dimostrato ieri e anche nelle altre partite un giocatore molto affidabile. Però arriviamo, ragazzi, al nocciolo della questione. Ma Verratti è veramente il giocatore in attività italiano più forte? Prima di lasciarvi ai vostri pareri, ovviamente ai commenti qui in basso, ragazzi, vediamo un'ultima schermata. Vediamo un po' quello che, almeno a livello teorico, è il valore attuale dei primi tre giocatori italiani per costo. Allora, abbiamo Verratti, Donnarumma e Barella. Ditemi voi, ragazzi, io non vi dico niente, ditemi la vostra opinione, perché ovviamente c'è il gusto personale, magari qualcuno può ritenere una valutazione troppo bassa o troppo alta, ma secondo voi sono questi effettivamente i tre giocatori italiani più forti al momento? E tra questi è Verratti il giocatore italiano più forte in assoluto? Ragazzi, io mi esprimo dopo la partita di ieri. Ragazzi, secondo me, a livello di Verratti, attualmente, per quanto riguarda il giocatore italiano, per me non c'è nessuno. Però ovviamente ci vediamo qui in basso per parlarne, ragazzi, i commenti sono a vostra disposizione. L'analisi tattica di oggi finisce qui, spero vivamente che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere come sempre passare questi minuti con voi, ragazzi, un salutone e al prossimo appuntamento. Ciao!